Adorato. Entri con una tua canzone dedicata alla pace, cioè una canzone che parla di guerra. Diciamo, per... sì, che ho scritto penso 12-13 anni fa. L'album si chiamava proprio Il ragù con la guerra. Per necessità della guerra in Iraq, mi sembra, certo, che era. Ci sono in sempre guerre nel mondo. Bush, no? Che, certo, che sparò. Che ha invaso l'Iraq, insomma, ci fu la scellerata guerra del Golfo. Una cosa terribile, cioè, come lo è adesso. Per me proprio questa cosa della guerra. Infatti, pure quando si fa in televisione, quando si fanno gli spettacoli, uno pensa, ma vicino a noi ci sta gente che sta soffrendo assai. E tu lo sai bene che dovevo venire prima a fare la trasmissione. E mi dispiace molto perché la guerra non la vince mai nessuno. La perde solo la povera gente, il persone. Perché diventano numeri le persone, stanno diventando sempre più numeri. Si dicono tre persone, non si dice solo 40 morti, 50 morti, 50 persone morte. È un modo diverso di dire. Vero. E tu di povera gente ne sai qualcosa. E ne hai anche una capacità di empatizzare molto forte. Cioè, hai proprio una capacità di tenerti dentro popoli. È vero? Perché vivo nella mia famiglia, vivo per me la mia famiglia, è il guscio della mia vita. Per me, pure mio fratello, la mia famiglia, mia sorella, la mia famiglia, non è solo la moglie e i figli. Primo di sei figli. Sì, papà, cioè, purtroppo mio padre e mia madre non avevano studiato, per cui non ho avuto nemmeno il diritto allo studio. Ci sono dei posti che ancora il diritto allo studio non c'è. Io sono uno di quei casi, ho fatto la terza media, ma perché mio padre diceva che dopo la terza media dovevo andare a lavorare, giustamente perché lui aveva sei figli e non poteva, non ce la faceva da solo. Quartiere di Napoli dove tutti facevano il ciabattino, come si dice in napoletano? Uscarpare. E San Pietro a Paterno sono nato, in questo quartiere bellissimo, la gente che mi vuole bene, e là, insomma, ho provato veramente il vivere di comunità, veramente. Cioè io quando mamma andava a fare la spesa ero figlio di tutto il palazzo, ma magari mi lasciava dalla signora a fianco oppure da quella sopra, diventava la mia mamma in quel momento, la signora. Ci vediamo insieme qualcuno dei tuoi successi, vediamo. Più grande te, non c'è nessuno. Maria, Maria, ti voglio bene. Per esempio, quello che sento. E che senti? Nina! Anna! La voce di Beatrice che ci chiama. Una bella voce. Stai sicuro? Stai sicuro? Casi di spietto voi, o mal non da fonte. Fammi vedere, fammi vedere. Arriva sta luce, fammi vedere, fammi vedere. Che effetto ti ha fatto rivedere Raffaella? Ho visto che... Raffaella che l'ho fatto tante volte, l'ospite ai suoi programmi, era una donna meravigliosa, veramente una donna molto seria e una grandissima professionista. Abbiamo cantato un popurrì napoletano, di canzoni napoletane. Ho avuto questo onore, questo piacere di stare vicino a questa grande donna, oltre a questa grandissima artista. A livello mondiale era la Carrà, era conosciutissima nel mondo. E comunque pure tu non scherzi, perché hai cantato in tutti i maggiori teatri del mondo. New York, Olympia, Londra. Sì. Partendo
da Napoli e della povertà di cui parlavamo, e hai anche un tour adesso che si intitola appunto Il poeta che non sa parlare, che è anche appunto un libro oltre che un disco. Il poeta che non sa parlare è una frase che ti diceva la tua professoressa. Sì, la professoressa Vitale alle medie. Quando te lo dice, perché te lo diceva e ci rimanevi un po' male, perché poeta è una cosa molto bella, però non sa parlare, perché non sapevi parlare, cosa intendeva perché lei? Perché io sbagliavo quando parlavo, sbagliavo i congiuntivi, però mi facevo capire. Lei un giorno mi ha detto che era molto importante più quella che arrivava, che come uno scriveva, perché se diceva tu sei un poeta che non sa parlare, a volte io facevo dire ma l'hai fatto tu, ma hai scritto tu, l'hai fatto a casa, da qualcuno. Chiamavo qualche altro suo collega. Amore, cara, che delizia. Eccomi qua. Sì, più piccolino, sempre, magrolino. Perché sei sempre stato più piccolino, no? Sempre più piccolino della classe. In casa invece sono sempre più grande, no? Il primo, certo, nipote, primo nipote maschio, primo figlio, insomma. Ho pagato un po', diciamo, più degli altri, i miei cugini, i miei fratelli. Perché sentivi un po' la responsabilità? No, perché io per avere qualche cosa ci volevo più tempo e i miei fratelli miei subito l'avevano, ero quello che pagavo di più. Come sempre nelle famiglie. Sì. Insomma, quando la professoressa ti disse questa cosa, tu capisti che avevi qualcosa su cui potevi contare? Cioè, che al di là del disagio, della povertà, della impossibilità di studiare, perché appunto dovevi lavorare. Certo. Però questo essere poeta, il fatto che te lo dicesse una professoressa, ti ha reso orgoglioso? Ma perché non lo capivo allora, insomma, non me ne fregavo. Però te lo sei ricordato? Sì, me lo sono portato dentro per tutta la vita, perché ad essere un poeta che non sa parlare. Poi invece le mie canzoni, oggi le cantano tutti quelli che amano il mio genere, le cantano tutti. Dopo tanti anni sto facendo questo tour, dopo la pandemia non mi aspettavo che tutta questa gente, tutti sold out, pieni di gente che cantano, è un'altra generazione ancora. E gli impresari mi dicono sempre, ma noi ci aspettavamo, un pubblico sai un po' più grandicello, invece sono tutti ragazzi. E per me questo, ne vado fiero perché... Mi piace arrivare ai ragazzi, ai giovani, no? Allungano la mia vita artistica ai giovani. E che cosa ti dicono i più giovani? Beh, mi vedo più come un padre, si ritrovano molto nelle mie canzoni, perché poi le mie canzoni, gli argomenti sono di persone sempre che hanno problemi. Voglio dire, io sono la voce di quelli che non sono mai contati, però esisto anche perché quelli che non contano nel mondo ne sono tanti. Un giorno si sono messi tutti insieme e hanno comprato i miei dischi e io sono diventato Nino D'Angelo. Questa è una definizione molto bella. Goffredo Fofino ha descritto di te che eri il cantante del sottoproletariato. Sì. L'università Suor Orso Labbioni in Casa ha fatto dei corsi proprio sul tuo, su quello che tu hai scritto. E per uno che ha fatto la terza media, entrare all'università come docente praticamente deve essere stata una bella emozione, o no? Io sono andato per simpatia, perché è bello sentire, perché poi gli intellettuali scoprono delle cose nelle mie canzoni che io l'ho pensato quando l'ho scritto queste cose, però non pensavo che arrivavano così, perché a volte arrivano le frasi facili, non le frasi difficili, e ci sono dei pezzi miei che proprio al Suor Orso l'ho scoperto che sono forti come messaggio soprattutto sociale. Te l'ha dovuto dire qualcun altro, perché uno su di sé no, magari non ci pensa tanto. Sì. Però no, quando ho visto dicono... all'università il professore che diceva che mi piaceva, hanno scritto tutti questi fatti, bellissimo. Grandioso. Senti, nel tuo libro parli di cultura della povertà e racconti, non so, una cosa mi ha colpito perché sembrano cronache di un altro millennio, invece insomma è successo pochi decenni fa. E, quando ti fece vedere la bicicletta. Sì. No, ma mio padre mi diceva vicino a me che ci dovevamo abituare al poco. Questa era la sua lezione che ci faceva di vita. Perché noi eravamo nati in un altro modo. Dovevamo sopportare, imparare a sopportare. E dovevamo accontentarci del poco. Perché nel poco si diventava felice prima. Perché quando non hai niente, quando ti arriva una piccola cosa, tu subito sei felice. Quando invece c'hai tutto, per arrivare alla felicità non è facile, ti deprimi più facilmente. Questa era la sua teoria filosofia di mio padre.
E penso che un giorno mi ha portato vicino a questa bicicletta, mi ha detto ti piace questa bicicletta? E poi è bella, bene, questa non te la potrai mai comprare, me l'ha buttata proprio in faccia. Ed era, però mio padre è stato il più grande uomo che io ho conosciuto nella mia vita, è uno che ha fatto tanti sacri, era un padre vero, un padre che oggi purtroppo non ce ne sono più. E poi facevi il chirichetto, raccoglievi le offerte con Don Maurino e un giorno queste offerte... Era questo periodo qua di Pasqua, si andava a fare a benedire nelle case e io ho preso questi soldi dall'acqua santiera e l'ho messo nella busta, ho detto padre dove li metti? E lui mi ha detto portateli a casa. E io ho detto come a casa? Quello non sono per i poveri, lui mi ha detto perché tu cosa sei? E io sono stato tutto incazzato a casa di mio padre, che io, perché mi hai fatto fuori? Io non voglio essere povero, capito? Non voglio essere povero. E mio padre mi ha detto, allora vai a vivere dalla signora sopra di noi, sarebbe padrone di casa, no? La signora proprietaria della nostra casa, quello ti vuole bene, te ne vai a casa sua. Io quasi ci stavo pensando, perché a casa della signora si mangiava bene, si stava bene. Invece è passato un attimo, ma negli occhi di mio padre c'era la mia vita, per cui... Quella luce mia mi ha fatto rimanere là, a casa mia, perché quella era la mia vita e quella era la mia casa. Perché non lo potevi tradire? Non l'avrei fatto mai. Io sono fiero delle mie origini e sono fiero dei miei parenti. Non bastano i soldi di tutto il mondo? Non esiste niente, vicino alla famiglia non esiste niente, è la cosa più importante che esiste. Tutto il mondo viene creato dalla famiglia. Se tutti quanti a casa facessimo dovere nostro, saremmo pure meglio quando usciamo di casa. E cominci a cantare, poi vediamo come. Voglio farvi vedere questo video di Nino che canta ai matrimoni. Così cosa succedeva nei matrimoni napoletani negli anni 70? Intanto vediamo il video. L'avevi mai rivisto questo video? Non so se stai tutti, che non so dove l'ha trovato. Era uno degli ultimi matrimoni che ho fatto, perché già c'avevo il caschetto, per questo lo so. Ma è vero che eri troppo magro quando arrivavi? Dicevano... Piccolo e magro, sì, ma dicevano tu, non può fuoco andante, perché è fisico, e faceva, ma come fisico, chi c'ha zicchi? Chi mica già fa sfratto? Io voglio fare il cantante. Mica devo fare gli sfratti, ma certo che devo resistere. Ci voleva il fisico. Però poi, vedi... Ma è vero che il primo matrimonio dove sei andato hai cominciato a cantare «Mamma, perdonami» e la sposa in realtà, non so che c'era stato uno scandalo, un'altra volta il padre com'era, hanno ucciso a papà e il padre era morto sul set. Perché all'inizio io cantavo le canzoni di sceneggiata, tant'è che Merola. Mi aveva definito il suo erede tanti anni fa. E quando andavo perché questo impresario mi disse «Tu, se vuoi lavorare con me, tu con la faccia che ti trovi questo fisico gracilino, devi cantare le canzoni che fanno un po' una cosa nello stomaco alla gente». Drammatico. «Se tu ti metti in repertorio queste canzoni, io ti faccio lavorare tanto». Scetti, beh, questo mi fa lavorare. E cominci a scrivere canzoni che le mamme che morivano, di padre, che insomma, canzoni di guai. E praticamente, però, facevo un grandissimo successo. È successo che una parte, quando morì la... La mamma della sposa, no, non mi ricordo, insomma, successe una cosa. Io, signore e signori, vi canterò Anna Cisa a papà, e invece il papà dello sposo veramente l'avevano buttato sotto una macchina. E quindi tutti questi del matrimonio, dice, tu sei venuto qua per cantare le canzoni, ma non per cantare guai. Certo, no, siete voi che avete sbagliato, dovete chiamare un comico, non a me. Lo sapevate le canzoni che io canto? Insomma, però non era semplice, questo intendo. No. E prima ancora avevi suonato nei ristoranti. Papà che ti diceva? Mio padre? Ma papà non ci credeva a questa cosa. Papà credeva nella raccomandazione. Diceva, tu non puoi essere mai nessuno perché io non ti posso raccomandare. Mio padre non credeva al merito.
ci ha mai creduto. Dice, noi non abbiamo nessuno, tu non potrai mai essere un cantante perché non abbiamo nessuno, nessuno ti porta magari in televisione. Nella sua testa bisognava essere raccomandati. E questa tu la vivevi come una condanna oppure avevi voglia di contraddirlo? No, io, tutte e due cose, la vivevo come una condanna, però volevo fare qualche cosa affinché non accadesse questa cosa. E quindi sono andato sempre avanti da solo. Che un giorno ho portato mio padre con me in un ristorante e gli ho detto, si è bloccato Dore del Greco, mi ricordo, la litorale di Dore del Greco. La gente mi chiamava, era diventata una festa di piazza. Io dalla finestra ho detto, papà, vedi tutta quella gente, stanno qua per me. Era la sua sconfitta, la mia vittoria. E da quel momento poi è diventato, insomma, è rimasto a lavorare vicino a me. Certo. Dalla povertà si esce, pensavo mentre leggevo la tua biografia, o con l'istruzione o con l'arte, no? Sì. Comunque il merito ha avuto, ha vinto nel tuo caso. E no. mi ricordi quell'episodio sempre dell'insegnante, non so se era la stessa professoressa Vitale che ti aveva fatto un complimento sul tema che avevi scritto su tuo padre, su tuo padre Antonio? Sì, sì, è proprio nasceva proprio da questo tema che avevo scritto su mio padre, da cose così che lei poi ha detto che era il poeta che non sa parlare. E che cosa avevi scritto su tuo padre? No, i concetti erano di persone grandi, diciamo le cose che stiamo dicendo adesso, io le dicevo già da ragazzino, quando parlavo di mio padre, ho parlato di mia madre, ho parlato di qualcosa, lo dicevo a modo mio. E nella povertà trovavi più conflitto o più solidarietà? Più solidarietà? A me la povertà mi ha insegnato che per essere felice ci vuole poco. Questa è una cosa che mi porta sempre appresso. Poi ho conosciuto la ricchezza. Certo, vivere da ricco in una famiglia di tutti poveri, pure quello è difficile. Per cui, ho detto, ho sempre vissuto come e una E con i primi guadagni che cosa hai fatto? Ho comprato la casa a mamma. Ho comprato la casa a mamma, però mamma non mi ha dato nemmeno il tempo di... Ho lo sfizio di fargli la sorpresa, perché me l'ha chiesto prima che sapesse che io l'avevo già comprata. Cioè? L'ha preteso, perché gli dicevano, ma tuo figlio si fa i soldi, se ne va. No! Lei aveva paura di questo, e io gli ho detto, ma non mi hai fatto fare nemmeno lo sfizio di farti una sorpresa. La casa te l'ho già comprata, e gli ho dato le chiavi. E lei che ti ha detto? E lei poi ha pianto. E mi ha chiesto scusa. Come si chiamava la mamma? Emilia. Un jeans e una maglietta, vediamo, dai, abbiamo detto che c'era Flashdance e c'eri tu, c'era Jennifer Bills e c'era Nino D'Angelo, che orgoglio, vai. Non si qua stessa gomma si cagnate, non si più che la caccia conosciute, abbascio lì. Ci si manà d'amore sotto stelle, a provare sopra marina. Divertente, vero? Ma cos'hai da guardare? Niente. E allora impicciati degli affari tuoi. Faccio scegliere da te. Compagna e ste pensiero me, con ma padrone che sta vita me, e non mi sono sbagliato. Che poi tu hai sempre, ricantavi te stesso, ma è vero, scusami, questa era troppo divertente, fu tuo zio Totonno che ti fece, sì, che ti fece cantare, che cosa ti dissero? No, mi fece cantare e il presentatore, quando mi ha presentato, mi fece una presentazione, era nel mio quartiere la festa. Certo. C'è un cantante del quartiere, mi ha fatto una presentazione, no, poi si è dimenticato il mio nome. Ha detto, come si chiama il cantante? E mio zio invece di dirmi, no, di Eccolo. E quindi il mio primo nome d'arte è stato Eccolo. Ed è vero che tu sei salito e hai detto, buonasera, vi canterò, sto pensando a te. E uno dal pubblico ha detto, voglio un darette, piensa a salute. Geniale. E tu non ti sei scoraggiato però. No, ma io non mi pensavo proprio, io volevo cantare, ero pronto.
ero pronto, ero guaglione, ma volevo cantare, mi volevo mangiare il microfono, che era più alto di me, no? Stato sempre più alto il microfono di me, perché ero piccolino, e avevo 10 anni, 12 anni. Ma ti avevano anche avuto anche un ricovero per denutrizione, una cosa del genere? No, ho avuto un pneumotrace spontaneo, ma già facevo, già avevo fatto anche qualche disco. Qui a Roma, sono stato ricoverato a San Giovanni, ma stiamo parlando di 40 anni fa. Senti, dopodiché arriva tua moglie, arriva tuo suocero. Sì. Tuo suocero convince tuo padre a produrre il primo disco. Sì, insieme a mio padre, perché mio suocero praticamente, io l'ho conosciuto, scriveva proprio le canzoni, era un maestro, gli piaceva prendere i ragazzi dalla strada, era una persona meravigliosa. Vincenzo Gallo. Lui vedeva che l'ambiente attorno a me non era un bel ambiente. E quando mi ha sentito cantare è rimasto così e mi seguiva perché voleva aiutarmi. E quando mio padre è venuto, che io non mi ero ritirato una notte da piccolino, e papà è venuto e voleva menarmi, e lui si è messo davanti senza conoscerlo e diceva: ma chi è questo? Avevo detto a mio papà che io ero stato con lui quella notte, non era vero. Invece poi ho fatto amicizia con lui e mi ha portato a casa sua. E ho conosciuto questa bambina, che mia moglie aveva 11 anni e mezzo, che portava il caffè, ci portava il caffè, sembrava una donna grande, no? Era bellissima. Che immagine che mi ha restituito. Era ancora bella mia moglie. Ti ricordi com'era vestita o com'era? No, questo no, ma proprio il vestito no, però mi ricordo il sorriso, mi ricordo quegli altri. Un'apparizione, sì, proprio. Sì. Fui fulminato, dice: ti immagini sposata, voglio. Cosa che poi è avvenuta. Poi ho fatto. Senti, sentiamo la canzone. La prima canzone si chiamava Storia Mia ed era la storia di un delinquente. Era una sceneggiata, diciamo. Era la storia di un ragazzo che scippava la borsa a una signora, lo prendevano e lui raccontava la sua storia alla signora e al commissario. Alla fine la signora si commuove e gli dà la borsa con tutti i soldi perché lui l'ha fatto perché doveva comprare la medicina alla madre che non stava bene. Quindi diciamo, non pensavi che in qualche modo poteva giustificare uno scippatore con... Sentiamola la musica. No, ma questo è... ragazzo ha scippato la borsa a questa signora e mentre tentava di fuggire tra le vie del mercato l'abbiamo catturato. Eccolo qua. Sì, delinquente. No, non mi chiamano ancora delinquente. Sono uomo, dice sono un favità. Dicevo appunto, no, davi come dire una spiegazione sociologica del crimine, no? Dice tu sei a favore del... no. No, cioè, no, non tu ovviamente, no, però magari chi lo ascoltava... Come messaggio. Messaggio, non è allora tante... le canzoni si scrivono più guardando il pubblico che voleva. Quel tipo di pubblico voleva queste cose qua. E hai venduto 50.000 copie. Io facevo il... dicevo alla... praticamente a casa mia... a casa mia... l'abbiamo fatto, diciamo, facendo dei debiti abbiamo fatto questo disco mio suocero insieme a mio padre e quando e io uscivo a venderlo dicevo che ero il fratello di quello che cantava, che era una storia vera. E perché tutti... dicevi che era il fratello, il fratello non dicevi perché che volevo tu... intenerire a quelli che vendevano i dischi, se non si riprendevano i dischi nei negozi non li trovavi e non potevi dire che eri tu a cantare? No, io dovevo piazzare assolutamente i dischi e poi andare a fare le radio libere, perché a me se ho avuto una mano nella vita sono state le radio libere. Allora negli anni 70 certo. C'erano le radio libere proprio dei palazzi, che si ascoltavano solo nei palazzi. Quindi casa per casa alla fine? Sì, sì, sì. E poi si vendeva porta a porta. Ah, certo, tu vendevi i dischi, non i tuoi, vendevi dischi no, di... No, i dischi, no, i miei, io ho iniziato tuoi. Con me, sì, sì. Ma non potevi dire, scusa, ma se tu dicevi che eri tu, non facevi più tenerezza, no, faceva più tenerezza al fratello, dici che tu. Bello, fratello faceva più tenerezza e poi dovevamo pagare l'avvocato con i soldi del disco, quindi ci stava tutta una cosa. Ti inventavi tutto un film. Sì, era meraviglia. Tutta una cosa... Senti, quando mi serve un consiglio ti chiamo però, io fantasia zero, Sanremo, così mi dai qualche dritta. Dove il sole non c'è mai, dove niente troverai, nella nebbia resterai cercando quello che hai. Vita mia, ma vorrei insieme a te, è continuo sto sogno e scendata in sonoro.
Senti Palermo se bevono tempo ma se te sapè e non è mai facile a dormire perché a campa capacienza il più grande equilibrio per ci può cadere. È vero, come sei cambiato musicalmente. Arriva Miles Davis, ascolta la tua musica e dice che si va a comprare tutti i tuoi dischi. Ma no, questa Miles musica Davis, qua, la musica quella degli anni Ottanta, sì. Vabbè. No, arriva Miles Davis, viene a fare un concerto in Italia e va nel tassì, il tassista stava sentendo le mie canzoni a palla, vede i fotografi che facevano, ha capito che Kiss era un grande musicista. A un certo punto lui, mentre cammina, abbassa il volume piano piano e lui invece ci dice: alza il volume, portami a comprare i dischi di questo artista. Poi è andata alla conferenza stampa il giorno dopo e ha detto che gli era piaciuto un cantante napoletano che si chiama Nino D'Angelo e che lui avrebbe voluto suonare la mia musica. E questo mi ha sconvolto la vita, ovviamente. E non sei mai riuscito a parlarci? Lui, no, diciamo, no, più no, ma i musicisti jazz del mondo, di tutti i tempi. Ma a me quando, cioè, il bassista mi ha detto: hai visto Davis col giornale Mar? Io credevo che era un giocatore di calcio. Non sapevi chi era Miles Davis, non era la mia cultura musicale, non arrivava. Io sentivo la musica napoletana, Festival di Napoli. Ma quando, diciamo, perché tu hai sofferto, l'hai raccontato delle volte, che hai pensato che c'era una sorta di discriminazione, tra virgolette, nei tuoi confronti verso il sud, no, eccetera. Di certa gente, e io facevo parte di quella gente. E ne soffrivi? Certo, il razzismo si soffre, il razzismo non lo si fa solo per la pelle. Io posso essere considerato al di sotto di un altro, anche con la pelle uguale. Ma in che cosa si concretizzava questo che tu chiami razzismo? Razzismo musicale c'era. Io vendevo milioni di dischi e non andavo mai nelle classifiche negli anni Ottanta. E per cui questo fatto mi faceva arrabbiare. Non mi davano i teatri. Io ho cantato prima all'Olimpiade di Parigi e poi ho cantato in qualche teatro importante. E come te lo sei spiegato? Perché esiste una forma di razzismo. In tutte le parti, pure a Napoli. E ti sei liberato di questo, perché poi penso questo genera il pregiudizio, può generare un complesso di inferiorità anche un po', no? Perché comunque è faticoso, uno poi ha successo, cioè, e non te lo riconoscono, può generare anche rabbia. No, a me innanzitutto facevo successo e la prima cosa che mi interessava era questo, però è normale che mi volevo sentire uguale agli altri, perché io, certo, perché non dovevo avere un grande teatro a Napoli se io vendevo un milione di dischi? Invece io, con tutto il rispetto, perché amo molto le periferie, io al massimo andavo al teatro Arcobaleno di Secondigliano. Poi man mano, grazie a tutti questi sdoganamenti, io agivo, certo, dove ne sdoganamento, io sono sdoganato ogni 5 minuti, io sono l'uomo più sdoganato del mondo. Nino D'Angelo e Lucio Dalla. Quando mamma te l'ha fatta, quando mamma te l'ha fatta, non sapevo come facette, non sapevo come facette. Ma bastassi carne bella, ma bastassi carne bella, tutto quello che mi ha detto, tutto quello che mi ha detto. Cento rose incappucciate dentro mar della moscata, latte rose rosolate, sempre scelto più fatto. Non c'è bisogno di ingrare, vatti per la voce. Mamma da fatta, mamma che lo saccia meglio di te. Eia, come è andato l'incontro con Lucio? No, lui è un grande personaggio, straordinario. E come è andato l'incontro? Lui faceva la piedicotta, era direttore artistico di una dei Capodanni a Napoli. A Napoli, nel periodo che Bassolino era sindaco. Come no? Il Rinascimento napoletano. Era è stato un grande sindaco, per cui Mimmo Paladino, lo scultore, fece la montagna di sale a Piazza del Plebiscito e stranamente volle me come personaggio rivoluzionario degli anni Ottanta su quella montagna e mi telefonò Lucio Dalla. Tendino, io stavo in Svizzera, trovai la segreteria, vieni a telefonare Lucio, tu devi venire a fare questa cosa, e mi fece cantare
sulla montagna di sale di Mimmo Palladino, quello è stato uno dei momenti. Altro che sdoganamento, quello, eh? Quello è stato un... Senti, le leggo in italiano perché non voglio fare brutta figura in napoletano. Tra i testi che appunto sono considerati dei classici della canzone napoletana e della canzone in assoluto, no? O studente. Studente ricco di niente, mi nascondevo per la vergogna, un segreto amaro che sto dicendo a te, quello che fa mia madre tu non lo sai, fa la cameriera a casa tua. E io invece ti avevo detto che ero una gran signora, per non vergognarmi. Me la sono venduta per una grande signora, per non mi vergognare della mia povertà. Firmo. Questo fa parte del Nino D'Angelo, diciamo, della sceneggiata, no? Esatto, 93, un'altra storia di una ragazza all'adolescenza difficile, Cioccolatina da ferrovia. Questo invece fa parte del Nino D'Angelo, quello là che piace a Fofi, diciamo, dello sdoganamento vero, perché poi dopo le belle parole di Goffredo Fofi tutti mi hanno dato più attenzione. E, insomma, perché poi ti posso dire, è un intellettuale che non si appassiona al popolo, ma che intellettuale è? Questo non lo so, perché lo so io. Io non si deve essere, tutti dovrebbero appassionare il popolo, anche quelli che non sono intellettuali, perché no, il popolo è la gente che la vera. A me ha maggior ragione chi si vanta di avere una cultura, certo, perché se certo. Te la canti e te la suoni, caro Nino. Tu Napoli a un certo punto della tua vita l'hai dovuta abbandonare e so che questo è stato un grande dolore, perché a un certo punto la camorra non ha bussato alla tua porta, ha proprio sparato. Purtroppo sì, in 24 ore decise mia moglie, veramente, mi mise proprio davanti al fatto, andiamo via o vado io con i bambini. Io non l'avrei voluto mai lasciare Napoli, ma famiglia è pure più importante di Napoli per me. Ma com'è andato? Tua moglie ti chiama e ti dice hanno sparato, cioè come... Due volte. È successa appena ho finito Sanremo, perché? Feci vai a Sanremo, e dopo un mese subito, io non ho fatto niente, ho pensato qualche pazzo, qualcuno che voleva, e dopo un mese invece spararono un'altra volta, e allora a quel punto ci siamo messi paura, è una cosa seria. Ma ti avevano contattato, ti avevano chiesto dei soldi... Sì, non attraverso me, attraverso gli altri, è una cosa difficile da spiegare. Però poi io ho deciso di andare via, nessuno mi ha detto più niente. E come l'hai vissuto questa tua uscita? All'inizio male, malissimo, perché comunque Napoli è la mia città, la mia terra, le mie origini. Napoli è la vita mia, insomma. L'ho cantata tante volte nelle mie canzoni. Io sono un napoletano fiero di esserlo veramente, perché Napoli è una città bellissima e non è solamente folklore, pizza, mandolino. Napoli è una città di una cultura enorme. Ma... E a Napoli sei tornato perché ti hanno dedicato un murale che ora vediamo, pensa che bello, proprio nel quartiere San Pietro a Paterno. Per me è emozionante stare qua. Quanta gente c'era? Ma non lo so, non è il fatto della gente, è vedere che lì dopo 50 anni, 40 anni, non è cambiato niente. C'è ancora la disperazione negli occhi di quei ragazzi che oggi potevano essere anche gli occhi miei. E quindi penso che fortuna. E io penso che quando vado in questo posto penso che ci sono veramente delle persone che non vengono aiutate. Dove c'è ancora la sottocultura, la cultura invece, c'era uno che disse che con la cultura non si mangiava. La cultura è importante,
La cultura è come l'aria, è un diritto di tutti quanti. Tu come te la sei costruita la tua cultura? Praticando le persone. Diciamo che da quando poi sono diventato in Otancio ho conosciuto vari intellettuali, l'ambiente era un altro, quindi cerco sempre di prendere qualcosa tutti i giorni come e di metterlo dentro di me e di farne un mio pensiero. Come tutte le persone intelligenti, perché poi la cultura non è mai quanti libri hai letto, ma quello che hai capito nel leggerli. Io penso che la cultura già si crea con l'intelligenza. Uno può essere colto e un altro può essere dotto, intelligente. No, no, diciamo, hai letto, ma se non hai assimilato col cuore, se non sei un po' io poeta... Io conosco tanti stupidi che hanno studiato e tanti intelligenti che non sanno niente. Certo, però certo. È così, non ci azzecca niente, sono veramente due... No, perché io diciamo che sia una questione semantica, ho un'accezione di cultura che è diversa dall'aver letto i libri, dall'erudizione, no? L'erudizione è sapere delle cose, la cultura è averle assimilate, e l'importante è averle assimilate. Un tuo amico, Fausto Leale, ti manda un messaggio. Fausto. Ciao Nino, sono qui a Torino, siamo sempre in giro e volevo salutarti e abbracciarti perché purtroppo ci sentiamo sempre ma non ci vediamo poco. E avrei tanta voglia di abbracciarti. Comunque stai bene lì dove sei, perché lì dal Bortone c'è una bella compagnia. A proposito, saluto tutti, ci sono stato e sono stato veramente molto bene. E sarà bello anche per te. Speriamo di vederci presto. Un abbraccione, ciao caro amico. Bella persona, Fausto. Ciao Fausto. Che grande cantando, mamma mia. Senti, ce lo fai sentire Cattivo Pensiero? Sì, con piacere. Che è il tuo nuovo... È la prima volta che lo canto proprio in televisione, diciamo. Ma noi ti vogliamo bene, Nino. Vai, il palco è tuo, questo palco che non è un palco, ma è il nostro tappeto rosso. Guardavi innanzi a me, come vicino a sto cielo, salve che già mi parli te, che va su giorno che viene. Si luce che non fa vedere, o sbaglio che mi fa cadere, la tentazione che non saggio mai esistere. O tempo passa con la me che voglio esistere, ma posso fermo in faccia a te se tu desideri. Mi fai morire e poi mi viene a salvare ancora. Mi fai morire mentre mi tieni a piso cuore. Mi fai morire e non mi fai sentire dolore. Ma fai morire e non pulisce dai morti. I morti, i morti. E non pulisce dai morti. I morti, i morti. Io non volesse pensare a te, ma non cattivo pensiero ti porto che ti abbraccio a me, ma poi te ne fai tutte sere. Se fosse che voglio sentire la capa cosa capì, la convinzione che mi serve per decidere. La vita mia va solo a te, non te può perdere. Ramo su mare di rete, acqua per vivere. Acqua per vivere. Mi fai morire e poi mi viene a salvare ancora. Mi fai morire mentre mi tieni a piso d'oro. Mi fai morire e non mi fai sentire dolore. Mi fai morire e non pulisce dai morti. I morti, e non pulisce dai morti. I morti, i morti.
vita mia va sulla te, non te va a perdere. Tramma su margine te, acqua per vivere. Me fai morire, e poi mi viene a salvagore. Me fai morire, mentre mi tiene a piso cuore. Me fai morire, e non mi fai sentire dolore. Me fai morire, e non pulisce dai morti. E non pulisce dai morti, i morti, i morti. E non pulisce dai morti, i morti, i morti. Che bella, Nino, vieni con me perché mica è finita. Sai, c'ho già in testa la canzone? Sì.